Allora, Antonio, che è un ragazzo che non vedrete perché sta facendo il video, è un ragazzo di 17 anni e il padre, che venite da quanto tempo? Da 4 anni, Da dove? da Lucera, in provincia di Foggia. Da Foggia. E per noi è un grande onore, siamo a Vetralla, a Viterbo. Cosa è successo? Antonio 4 anni fa viene con un esempio di piede piatto, possiamo dire, un valgo gravissimo, una lassità che porta all'appiattimento del piede piatto, del piede a diventare piatto. Ora, con un plantare molto elastico, particolarissimo che abbiamo studiato, abbiamo lavorato sulle catene muscolari, proprio su quella catena muscolare, che Antonio c'ha debolissima. E l'abbiamo fatto con un'attività attiva, non con il carbonio, non con... perché il carbonio è fondamentale su quelle persone che hanno un piede disastrato e quindi fa da protesi. In questo caso il plantare è molto elastico, come si può vedere, porta la forma del piede da piatta che era prima a una forma molto più concava oggi rispetto a prima, cioè ha migliorato del 60% la cavità del piede. Questo è per dire che senza intervento a volte si può, senza interventi chirurgici, si può fare qualcosa di molto importante. Peccato che Antonio non sia venuto prima. Questo sì. Non lo sapevo. Quindi grazie a tutti, è una testimonianza importante che lasciamo. Grazie. Grazie.